Posso farle personalmente i complimenti, perché ha messo in campo una squadra che sapeva cosa doveva fare, ha bloccato l'avversario, è ripartita, ha giocato, una squadra ordinata, una squadra che forse in questa circostanza ha dato prova di grande maturità. Grazie a lei, perché non fa le Penso che i ragazzi hanno interpretato molto bene la gara, l'avevamo preparata abbastanza bene, sapevamo il punto di forza che avevano loro, le qualità che hanno fatto vincere le ultime due gare a loro, tanto in casa come fuori casa, e i ragazzi sono stati molto bravi a capire la partita e penso che hanno corso tantissimo e hanno fatto una buona gara. Spento le loro fonti del gioco, quando c'era da allargare avete allargato, avete fatto i cambi di gioco, insomma, la partita, ripeto, sul piano tattico, sì, aveva studiato così. Ripeto, sapevamo la loro forza, come avevano fatto tanti gol, come avevano fatto tanti risultati, quindi cercavano un po' queste palle in diagonale, cross dalla parte esterna verso l'area nostra e sono stati bravi a rimanere più o meno alti e alla fine abbiamo sofferto un pochino queste palle, però è venuta fuori un po' la stanchezza normale perché hanno corso tantissimo e soprattutto perché hanno fatto un po' la differenza anche i cambi che sono entrati molto bene con rispetto ad altre partite, quindi sono contento perché hanno capito lo spirito della squadra e la vittoria è meritata da parte loro. Sembra quasi che ci sia, oltre a un discorso di squadra, staff tecnico, anche un discorso di società che fa gruppo, perché il mantra deve essere non prendiamo gol e poi vediamo, qui è la decima volta che c'è finisce. Io a me non piace il finisce senza prendere gol. Insomma, anche quello vuol dire un lavoro di squadra completo, non pezzi di squadra che lavorano per conto loro. Sì, può capitare che quando non prendiamo gol possiamo portare a casa il risultato, però anche in altre situazioni abbiamo preso gol e la squadra ha reagito molto bene, tante volte è andata bene, tante volte è andata male, però quando sono concentrati, si danno una mano fra di loro, magari la squadra soffre molto di meno e questo capita quando uno fa il risultato pieno, però è un lavoro che loro sono molto attenti in settimana, stanno sempre a chiedere informazione e noi proviamo a dare tutte le informazioni che hanno bisogno. È vero che a lei piace stupire, diciamo, piace tenere le carte scoperte e stupirci. Oggi è partito praticamente con quattro giocatori che non erano nel loro ruolo, eppure il rendimento è stato altissimo. Mi riferisco a Saporetti centrale, a Molinari che è andato a sinistra, Bezzoni che è andato a sinistra, anche lui, e soprattutto la mossa di Stanzani, mezzala, che a mio parere personale ordinatissima. Sì, sono ruoli che tempo fa l'hanno fatto abbastanza bene e proviamo a mettere la gente che sta benissimo fisicamente perché quando si gioca tre partite in una settimana non è semplice recuperare energie e loro con la loro applicazione, la loro testa hanno fatto la differenza quando sono cambiati di ruolo, però ripeto, quando loro sono molto attenti e fanno un buon gruppo, si può fare il risultato. Dipende molto dalla testa.